Pordenone è la città più a ovest del Friuli Venezia Giulia, al confine con il Veneto lungo le sponde del fiume Noncello. Immersa nel verde dei parchi, attraversata da acque di risorgiva, stretta tra il fiume e le montagne, è una città elegante dalla grande vivacità culturale. Il centro storico è un concentrato d'arte a cielo aperto: palazzi cinquecenteschi, chiese romaniche, edifici gotici e barocchi, facciate affrescate lungo i corsi porticati. È una delle città economicamente più dinamiche d'Italia, ma figura anche tra le più verdi. Il Libreria con Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace e di da PM, premio speciale per dinale Michele Giordano 2023. Fabio, chi è Luca Attanasio? Luca Attanasio era un ragazzo come tanti altri che arrivava dalla provincia. Di Milano aveva un sogno nel cassetto, quello di mettersi al servizio degli altri e poter aiutare il suo paese, mettersi al servizio del suo paese. Così partendo dalla provincia, dopo aver studiato tanto, è riuscito a diventare ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Purtroppo l'ho saputo anch'io così, eh, l'ho conosciuto anch'io in questo modo, è stato ucciso nel 2021, nel febbraio 2021, da un comando mentre era in servizio lì nella Repubblica Democratica Congo. Del Congo stava per visitare delle mense scolastiche, un progetto del programma alimentare mondiale dell'ONU. Cosa ti ha affascinato dalla sua storia? Mi ha affascinato il fatto che fosse un ragazzo come tanti che era cresciuto in oratorio, cresciuto in oratorio come tanti di noi sono cresciuti in oratorio, si era formato in parrocchia grazie alla nonna che lo portava la domenica a messa e poi. Col suo gruppo di amici era rimasto sempre in contatto, per loro era rimasto sempre Luca, anche per tanti che lo hanno conosciuto già da ambasciatore o da console prima a Casablanca, lui era Luca, semplicemente Luca e infatti il libro è dedicato a lui e parla di lui come se fosse una persona come gli altri, Luca, Atanasio, tutti lo chiamavano così e anche noi nel libro abbiamo deciso di chiamarlo soltanto Luca. Tu hai accompagnato i familiari di Luca dal Papa. e cosa ti ricordi di quell'incontro? Cosa ti è rimasto nel cuore? È stato un incontro molto bello, molto intimo. Il Papa è rimasto con loro a parlare per più di un'ora. Hanno raccontato, ovviamente, i familiari la storia di Luca e hanno ricordato ciò che, che è accaduto in Congo in quel 2021. E il Papa ha detto alla fine: Luca è un eroe dei nostri giorni, un ragazzo che si era impegnato tanto. E lo hanno colpito tre cose di Luca Attanasio, che avesse un'attenzione particolare ovviamente verso gli oratori, perché era cresciuto in oratorio, e il volontariato, perché Luca faceva tanto volontariato sia da ragazzo e poi già da grande, e poi i club service, la sua partecipazione a questi club service che si mettono al servizio degli altri. Il Papa ha detto queste tre cose, il volontariato, gli oratori, i club service, sono tre eccellenze che ha l'Italia e mai come qui in Italia. Eh, ho trovato un impegno così forte nel portare avanti queste realtà. Cosa significa oggi, in un tempo segnato dalla guerra in Ucraina, essere ambasciatore di pace? È fondamentale perché il negoziato è alla base di tutto. Se si vuole raggiungere un risultato bisogna sedersi a un tavolo e dialogarlo. Abbiamo visto eh, con Luca Attanasio che stava cercando di imporre un nuovo modo di farlo l'ambasciatore, e quindi non più... Un ambasciatore dietro una scrivania, ma un ambasciatore che scende per strada e aiuta in prima persona chi ha bisogno e lui aveva aiutato davvero tanta gente. E poi sicuramente l'abbiamo visto quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan. Il, il rappresentante diplomatico si è sbracciato eh, per aiutare i bambini a fuggire e con le loro mamme a fuggire dall'Afghanistan. E poi anche in Ucraina eh, la diplomazia italiana ha fatto tanto per aiutare tanti ucraini a lasciare il paese e raggiungere eh, altri luoghi più sicuri e ovviamente oggi la diplomazia è fondamentale se si vuole raggiungere la pace che anche il Papa eh, si augura possa essere raggiunta presto. Un giornalista o, come nel tuo caso, un vaticanista, può essere ambasciatore di pace? Può esserlo se fa un lavoro fatto bene, se lavora con onestà, onestà intellettuale e sempre con la schiena dritta. Il Papa ci invita a essere testimoni, a essere testimoni oculari di quello che succede nel mondo e non rimanere dietro una scrivania. Il Papa ci chiede di consumare le suole delle scarpe e questo è quello che deve fare il giornalista: eh, raccontare, vedere con i propri occhi anche eh, le cose più drammatiche che possono capitare e raccontarle per far sapere al mondo quello che sta accadendo. Lo abbiamo visto con la guerra in Ucraina, le prime immagini sono arrivate dai giornalisti che con i telefonini hanno fatto. Delle riprese volanti, ma anche dei semplici cittadini. Poter fare un lavoro eh, per bene, con onestà, può essere una strada che si può seguire per dare il piccolo contributo. Se l'IPEDI anche con Esorcisti contro Satana, faccia a faccia con Demonio, sempre edito da PM, secondo libro che scrivi su questa tematica. Tu hai conosciuto molto bene padre Gabriele Amort. Che ricordo ne hai? Padre Gabriele Amort è stato l'esorcista che di fatto ha un po' rotto un tabù, quello di raccontare eh, questo ministero così delicato in televisione, sui giornali. Eh, già il suo maestro Padre Candido aveva una rubrica su un settimanale e raccontava i casi di esorcismo che si trovava ad affrontare. Padre Amort, diciamo che con i suoi libri, ha aperto al mondo questo aspetto della Chiesa che è molto delicato, dove c'è molta sofferenza. E quindi, Padre Amort. È stato un pilastro soprattutto per gli esorcisti, per chi lavora in questo campo, per chi si dedica agli altri che soffrono la possessione diabolica proprio perché ha raccontato ciò che vedeva con i suoi occhi da bravo giornalista peraltro. E, e ovviamente con i suoi libri ha eh, raccontato, ha potuto aprire gli occhi a tanti che non credevano al demonio, ancora tanti non credono. e padre Amorte denunciava anche il fatto che anche all'interno della Chiesa purtroppo in tanti gli dicevano ma tu ci credi veramente al demonio ecco eh, diciamo che lui in qualche modo si è messo al servizio degli esorcisti fondando anche l'associazione internazionale degli esorcisti che raduna eh, esorcisti da tutto il mondo proprio per far conoscere questo fenomeno e far conoscere anche il lavoro che fanno nel nascondimento e con discrezione tutti questi sacerdoti cardinali vescovi e preti secondo te credono agli esorcisti, credono alle possessioni di mania. In passato purtroppo Padre Amort ci ha detto che non era così. Quando lui ha fondato l'associazione internazionale, andò in Vaticano e il cardinale con cui parlò gli disse: Ma lei ci crede davvero a, al demonio? E lui rimase spiazzato perché si trovava di fronte a un cardinale, un principe della Chiesa che diceva appunto di non credere al demonio. Il demonio, se sei cattolico, esiste è scritto nel Vangelo, il primo esorcista è stato Gesù Cristo, quindi eh, il demonio c'è, se credi in Dio, credi anche in Satana. E purtroppo in passato ci sono stati dei casi in cui sacerdoti, vescovi, cardinali hanno in qualche modo ostacolato il lavoro di Padre Amort e di altri esorcisti dicendo che erano solo delle fantasie. Per fortuna, grazie anche alle parole di Papa Francesco che parla spesso del demonio e dei rischi che si corrono, eh, c'è stata un'apertura maggiore verso questo tema e quindi in questo caso possiamo dire che per fortuna le cose sono cambiate. Nel libro tu parli, racconti che il demonio odia i papi, citi Giovanni II, Benedetto Sicilio e Francesco. Ne hai parlato con Paolo Francesco di questo odio che il demonio ha verso particolare del Vescovo di Roma? Ne abbiamo parlato perché nel libro è contenuto un'intervista che abbiamo realizzato su questo tema, dove lui racconta la sua esperienza personale sul tema degli esorcismi e di fronte al racconto di un caso in cui il demonio durante un esorcismo avrebbe detto di lui eh, odio quell'argentino perché eh, prega tanto, perché lotta tanto contro di me, il papa ha risposto sorridendo è possibile che io rompa le scatole al demonio perché metto al primo posto la preghiera. Eh, di fatto dice il papa, il demonio attacca tutti, attacca soprattutto chi è al vertice della Chiesa e non può quindi che odiare anche i papi. Ha odiato Giovanni Paolo II e racconti tanti esorcisti ci parlano di eh, riti dove il demonio ha urlato contro Giovanni Paolo II dicendo quel vecchiaccio mi dà fastidio e qui mi dà fastidio. Eh, Papa Benedetto XVI, ci sono dei casi in cui il demonio si è manifestato durante alcune celebrazioni presiedute proprio da Benedetto XVI, da Papa Ratzinger. E poi Papa Francesco, che parla spesso del demonio non soltanto nelle sue omelie, ma anche in discorsi che tiene durante il suo pontificato, che ha tenuto durante tutto il suo pontificato, che continua a tenere, dove ovviamente mette in guardia la gente dal demonio che entra educatamente, bussando alla porta o entrando dalle tasche dei pantaloni per poi prendere in mano la vita di tutte queste persone. Il Papa ha mai fatto l'esorcismo? Papa non ha mai praticato un esorcismo. Racconta nell'intervista che quando era arcivescovo di Buenos Aires tante persone andavano a bussare alla sua porta perché avevano bisogno di un esorcista e lui li mandava da due esorcisti che conosceva molto bene eh, e diceva perché erano specializzati in quello, erano delle persone che lavoravano proprio con queste, con queste persone, con queste vittime di possessione. Però racconta anche che di 100 persone che andavano. Da queste persone qui, da questi esorcisti, soltanto 4 o 5 poi alla fine erano vittime di possessione. Non ha mai praticato un esorcismo e nell'intervista dice se dovesse capitare che qualcuno ne avesse bisogno, chiederei il supporto di un bravo esorcista. E tu hai mai provato a fare un esorcismo? È impossibile. I laici non possono fare esorcismi. I laici devono soltanto pregare. Gli esorcismi li possono fare soltanto eh, i sacerdoti autorizzati dal Vescovo. Eh, in genere il vescovo nomina uno o più esorcisti nella propria diocesi in base alla dimensione, alla popolazione della, della diocesi che guida. Quindi non possono esserci esorcisti laici, non possono esserci esorcisti non autorizzati dal vescovo perché ci sono anche sacerdoti che dicono di praticare esorcismi eh, quando invece non hanno alcuna autorizzazione dal vescovo. Bisogna eh, stare in guardia e soprattutto da chi chiede soldi per praticare un esorcismo. Gli esorcisti non chiedono soldi, non chiedono offerte, non chiedono nulla, sono lì soltanto per pregare e liberare la persona dal demonio col supporto ovviamente dei laici che devono pregare. A proposito di quello che dicevi adesso, la pseudo vigente di Trevignano chiede soldi ai fedeli, può essere questo un campanello d'allarme per capire che siamo davanti a una truffa? Sicuramente bisogna stare attenti a tutti i casi di abuso alla credulità popolare, bisogna stare attenti quando ci sono richieste di soldi, eh, non ci si può pronunciare sul caso di Trevignano perché non c'è stato ancora un pronunciamento ufficiale della Chiesa, il Vescovo ha dato un'indicazione invitando i fedeli a non partecipare a più a questi raduni, però è chiaro che bisogna stare molto attenti quando ci sono richieste di soldi, anche il Papa lo ha detto, non, non è bello quando si racconta che la Madonna parla di sé, e appare a questo, a quel veggente, a una data, ora, precisa, e in un giorno preciso, come se fosse il capo ufficio delle poste, questo l'ha detto il Papa eh, di recente, e dicendo appunto mi piace l'immagine della Madonna che indica verso suo figlio perché così deve essere. Nel caso di Trevignano ovviamente è un caso di cronaca che stiamo seguendo, che abbiamo seguito durante gli ultimi mesi e ovviamente lì si è mossa tanta gente perché eh, il caso è deflagrato, poi quando la veggente è scomparsa e tanti hanno iniziato a dire che aveva preso dei soldi. Ovviamente c'è anche la versione della veggente che dice che sono state le offerte libere eh, di queste persone. Ovviamente quello che bisogna fare è aspettare... Ciò che dice la Chiesa è seguire le indicazioni del Vescovo. Nella vicenda di Torignano potrebbe, secondo te, esserci la presenza del demonio? Non è escluso perché molto spesso il demonio ha creato dei falsi casi di apparizioni. Eh, questo non vuol dire che la signora Gisella sia posseduta o sia vittima di possessione diabolica. Però, parlando in generale di apparizioni, è possibile che sia tutto un trucco del demonio per attirare a sé. Gente per attirare attorno a questi santoni eh, gente e poi alla fine sbranare come è solito fare il demonio e impossessarsi di queste anime. Un'ultima domanda: hai paura del demonio? Assolutamente no, non ho paura perché se c'è una fede salda si sa che si è protetti. E poi Padre Amort me l'ha detto: Tu sei sotto il manto della Madonna e mi dia della sua benedizione, quindi non ho paura.